per cui diciamo, niente. Allora, avete visto che è partita la registrazione, benissimo, questo convegno sarà registrato e poi pubblicato su YouTube, questo per anche coloro i quali avessero voglia di vederselo poi con calma, potranno avere l'occasione di poterlo fare anche successivamente. Dicevo che il momento è molto difficile, lo sappiamo tutti, io devo dire tutte le generazioni sono colpite, è forse un evento con questo aspetto molto particolare, molto nuovo ed è opportuno quindi soffermarci su argomenti così importanti ma anche così estremamente difficili da gestire ma anche altrettanto importanti da gestire. Chi è Francesco? È un professore universitario, sapete che è docente all'Università di Messina, ha sviluppato in questi ultimi anni, ma non in questi ultimi anni, un impegno sempre più costante nel volontariato, soprattutto nell'aiuto alle persone più deboli, e la sua storia morale e anche professionale è lì a dimostrarlo, per esempio, di coloro che raramente pensano e non dicono. Io di tutto il suo curriculum, che è veramente enorme, mi piace citare quello che l'Avvenire ha definito come uno degli analisti italiani più importanti del fenomeno fake news. Già questo basterebbe a indicare nella modernità del lavoro di Francesco l'importanza di questi giorni che noi stiamo vivendo. Quando abbiamo fatto l'intervento quasi un anno fa, onestamente non pensavamo mai che oggi come oggi avremmo ripetuto se non le stesse cose ma le stesse azioni. Parliamo del suo libro I figli delle app. Parlare degli app e della gioventù è fondamentalmente importante e il libro di Francesco è testimoniarlo. Purtroppo quello che lui ha scritto su questo libro non solo è ancora attuale, ma sotto alcuni aspetti addirittura è stato superato nel peggio. Io mi taccio e lascio la parola a Francesco, No, dandomi poi magari stuzzicarlo una fine su qualcosa. penso, non so se il presidente vuole fare i saluti prima, il presidente Tricolla. No, lo lasciamo in fondo così saluta e poi fa anche Ah, gli auguri. Diamo va bene, perfetto. Ok. per scontato che l'abbia fatti, Ah, questo non ci piove. va bene. Allora, io sarò brevissimo perché tra l'altro è molto bello sentire parlare gli altri di questo argomento e trarne beneficio perché sicuramente ci sono relatori interessantissimi che daranno degli spaccati altrettanto interessanti. Io vi ringrazio davvero e permettetemi, spenderò un minuto dei miei 10 per ringraziare la Soson, il presidente Tricona, tutto il consiglio direttivo e tutte le persone che ci stanno seguendo per questa opportunità che mi danno di parlare di un mio progetto di ricerca interessante e che mi sta dando veramente tante soddisfazioni, soprattutto perché i dati che sono venuti fuori rispecchiano e incrociano altri dati di altre ricerche. Il libro è naturalmente, nelle intenzioni del presidente Trigona, un pretesto per parlare di un argomento che, come giustamente diceva Mauro Bianchi, aprendo, è un argomento che interessa nonni, genitori, nipoti, preadolescenti, adolescenti, bambini. Stiamo parlando soprattutto della fragilità dei nostri ragazzi, ragazzi che hanno dimostrato in questo periodo di pandemia di usare le tecnologie come unico canale di contatto con il mondo esterno. E questo naturalmente può significare qualcosa di positivo, perché noi sappiamo che la rete ci può permettere di condividere tantissimi valori, tantissimi contenuti, anche il valore della solidarietà. In queste ore in Sicilia, nella mia zona di origine, è accaduta una tragedia e devo dire che la solidarietà
si sta esprimendo il cordoglio attraverso i social network in un modo completamente nuovo rispetto al passato. Quindi i social possono essere anche portatori di messaggi positivi in certi momenti della vita sociale, però allo stesso tempo possono rappresentare un contenitore di devianze alquanto pericolosi. Ed è questo il motivo per cui un'associazione come la SOSAN, che si occupa di solidarietà sanitaria nel mondo e anche nel nostro paese, che cerca di assicurare un'assistenza sanitaria a chi ne ha bisogno, ha ritenuto di voler parlare di questo argomento, perché è un argomento su cui tutti noi ci confrontiamo quotidianamente, ci confrontiamo nella incomunicabilità che c'è tra nuove generazioni e quelli della nostra generazione, che non riescono a trovare gli stessi codici per parlare con i più piccoli. Dobbiamo misurarci con il mondo delle nuove tecnologie che ogni giorno, come diceva giustamente Mauro nella sua introduzione, ci prospetta nuove esigenze, ma anche nuove dimensioni. Pensiamo a quello che Zuckerberg ha annunciato negli ultimi mesi, all'idea del metaverso, l'idea che tutto quello che noi faremo in digitale sarà sempre più legato a darci un'agevole vita virtuale, per farci sentire meno soli sul virtuale e pensare sempre meno al reale. E tutto questo, che può essere una buona idea entusiasmante per chi ha delle società per azioni, sicuramente dal punto di vista del contatto, delle relazioni, è qualcosa su cui dobbiamo seriamente discutere in questa era che io definisco un'era in cui privilegiamo le connessioni rispetto alle relazioni. Ci sono dei dati, e mi fa piacere che stasera la SOSAN è stata capace di mettere in piedi un panel che vede dentro un avvocato che si occupa di privacy, un pediatra che si occupa quindi dei bimbi più piccoli, una pedagogista che quindi conosce quello che è lo spaccato, e che avranno la possibilità anche rispetto a determinati input che io proverò a dare. Quindi fragilità dei preadolescenti e degli adolescenti. Pensiamo a quello che sta accadendo dopo che Netflix ha messo in onda su questo canale privato, che ormai è diventato un canale a pagamento, è diventato l'unica televisione vera per gli adolescenti e anche per i ragazzi, per esempio per gli universitari, ha messo online la serie che sta facendo parlare tutto il mondo, che si chiama Squid Game, una serie coreana dove ben fatta, ben scritta, ben pensata per gli adulti, ma che purtroppo vedono però anche i bambini e anche i preadolescenti. E questa serie porta ad uno schema di emulazione che poi ha già dato dei danni terribili. Pensiamo al caso di Treviso, dove un ragazzino è stato picchiato a sangue perché nell'idea dei suoi compagni doveva pagare come fanno le persone che devono pagare qualcosa per riscattarsi su Squid Game. E pochi giorni fa ho dovuto commentare la notizia di un altro caso a Grevina di Catania, dove una ragazza è stata vittima del revenge porn, aveva registrato delle immagini intime con il fidanzato l'ha poi ricattata, ha detto che se lei non avesse fatto determinate cose, sesso con i suoi amici, anche con un minorenne, lui avrebbe dato questa immagine ai suoi genitori. Quindi la ragazza ha subito per un certo periodo, poi ha denunciato tutti, e da lì è nata tutta un'azione giudiziaria che ha portato anche a dei provvedimenti nei confronti di questi ragazzi. Ma qual è la cosa incredibile? Che al centro di tutto ci sono le riprese di momenti intimi, quindi quella che noi sociologicamente chiamiamo la democratizzazione del privato, e quindi l'idea che tutto quello che noi facciamo, che è estremamente privato, rischia di diventare totalmente pubblico. Voglio fare un accenno a quello che sta accadendo in molte regioni d'Italia, dove si stanno allestendo a livello sanitario, e capite che in questo momento di emergenza sanitaria è abbastanza complesso, dei centri per curare
persone che hanno delle patologie legate all'estrema vetrinizzazione. Quindi ragazze che pur di somigliare alle TikToker, alle YouTuber, iniziano delle diete senza controllo che le portano poi all'anoressia. Questa naturalmente è una patologia che dei centri specializzati stanno cercando di affrontare. Ci sono delle associazioni che in tutta Italia stanno affrontando questo tema. Nel prossimo marzo sono stato invitato a un convegno dove parleremo di queste cose in Friuli Venezia Giulia, ma già c'erano stati precedenti convegni, ne ricordo uno a cui ho partecipato, organizzato a Napoli dall'Università Federico II. Quindi diciamo che è una situazione che non possiamo considerare tranquilla, ma possiamo considerare una situazione di emergenza educativa, e a questa situazione di emergenza educativa, vedremo cosa verrà fuori dal dibattito di questa sera, noi possiamo soltanto contrapporre buona volontà, mettere a disposizione i dati delle nostre ricerche, mobilitare le scuole affinché possano fare educazione ai sentimenti da una parte ed educazione a un uso consapevole delle nuove tecnologie. Per educazione ai sentimenti intendo rispetto dell'altro, intendo anche rispetto del corpo dell'altro. Sapete che si sta discutendo anche di una legge sul body shaming, cioè sull'aggressione costante che c'è sui social sul corpo delle persone. E poi una scuola vera per genitori, per spiegare quelle che possono essere le devianze pericolose che ogni giorno ci sono in rete e allo stesso tempo le grandi opportunità che invece ha la rete. Tutto questo io penso che sia il minimo che noi possiamo fare. Quindi il richiamo, penso che nell'idea degli organizzatori questa sera c'è un atto di richiamo, un atto di responsabilità a voler entrare ognuno nei propri ruoli, i genitori, la scuola, le istituzioni, le associazioni, per cercare di mobilitarsi, per allestire quell'alleanza educativa che possa in qualche modo cambiare le regole del gioco. Ed è l'unica cosa che possiamo fare. Io credo molto poco alla repressione, basta, credo molto poco al pretendere che le società per azioni, come Meta, come coloro che gestiscono i social network, penso a TikTok, possano prendere dei provvedimenti o avere degli algoritmi che impediscano delle devianze. Noi dobbiamo invece cercare di educare i nostri ragazzi ad avere un uso consapevole delle tecnologie, che non significa un uso talebano delle tecnologie, e non significa nemmeno che i genitori devono dire che la colpa è solo delle tecnologie, ma significa avere un uso che in qualche modo non crei danni alle altre persone che sono connesse. Quindi io mi fermerei qui perché penso che il mio tempo a disposizione è finito. No, Poi se perfetto. sentiamo, se casomai riintervengo Sì, bravo. successivamente, se ci saranno domande. No, no, no. Grazie. Ti riserveremo sicuramente la possibilità di avere altri interventi, perché so benissimo che tu tutto quello che hai detto è supportato da numeri, perché sei, prima di essere un comunicatore, sei anche molto scienziato, fra virgolette, anche se non è molto di moda. Hai parlato di linguaggio e sai quanto io nel linguaggio abbia fatto la mia battaglia personale per proprio riuscire ad ascoltare le persone che hanno bisogno di noi. E questo è importante, è giustamente posto l'accento sulle leggi che non, da sole non risolvono mai la soluzione, e partendo già, rubando subito, magari bruciando anche il termine, a chi ti seguirà, ho sentito parlare di educarci per educare. Da qui parto per passare la parola alla dottoressa Labriola. Non so chiamarla Filomena o Filli, come lei si scrive, penso Filli che sia più opportuno, la quale è pedagogista, professionista, con un argomento estremamente importante che segue quello che Francesco ci ha. Stasera c'è un po' un fil rouge, tanto per essere chiaro, no? Passeremo al comportamento, e quindi una pedagogica, sempre parliamo dei bambini in genere, quindi ragazzi di tutte le generazioni, con la pedagogista. Poi ci sarà un pediatra che ci dirà quanto è importanti i primi 3 anni di vita dei bambini, e chiuderemo con l'avvocato che ci sostenerà i rischi oggettivi che i bambini e i figli e i nostri nipoti, no?
comportano le leggi che attualmente gestiscono e determinano, ho difficoltà a dire determinano, ma purtroppo è sempre più evidente questo stacco dalla realtà che passa dall'educazione al comportamento all'aspetto legale. È veramente triste, no? Che il comportamento dei nostri figli, nipoti, comporti poi una risoluzione legale e per giunta anche penale. La parola alla dottoressa, prego, figli. Grazie, buonasera, mi sentite? Perfettamente. Sì, perfetto. Ringrazio la Sosan per l'invito attraverso il professor Francesco Pira. Noi ci siamo conosciuti Non in è detto troppo presto. un precedente webinar, dato che mi occupo da diversi anni dell'apprendimento in digitale, è nata subito una stima reciproca, tanto è vero che è reduce da poco, insomma, della nostra visita nei nostri territori. E saluto anche i colleghi dell'ANPE presenti in questo momento. Per chi non lo sapesse, l'ANPE è l'Associazione Nazionale Pedagogisti, io presiedo le regioni Puglia e Basilicata, che si occupa sostanzialmente di tutelare la professione e di diffondere ricerche scientifiche nel territorio, nei diversi settori in cui la pedagogia è, insomma, chiamata a rispondere. Ovviamente è importante partire dalle considerazioni del professor Francesco Pira. Io ormai mi occupo del cambiamento che è avvenuto, io dico grazie all'avvento del digitale, ormai da 2 o 3 anni, anche nella scuola dove insegno sono animatrice digitale. E non vi nascondo che diverse sono le battaglie che sto portando avanti. Diversi sono i testi interessanti che si sono, insomma, visti in questo periodo. Per esempio, non ultimo è uscito un testo molto importante che riprende il pedagogista Freire, che parla proprio di una pedagogia degli oppressi digitale. Che cosa ci dice questa scuola pedagogica? Ci dice sostanzialmente che e riprende in pieno il concetto che ha espresso poco fa il professor Francesco Pira, che bisogna attivare dei percorsi che abbiano 2 dimensioni, perché la questione del digitale per noi è diventata una questione pedagogica, nel senso della dimensione sociopolitica del digitale e la dimensione della responsabilità. Ecco, queste 2 dimensioni insieme, se accompagnate, fanno la competenza digitale, dalla quale ovviamente ognuno di noi non può sfuggì, anzi, più scappa da questa dimensione e più rischia di creare problemi. Noi come ANPE abbiamo portato avanti diverse ricerche ancor prima che il digitale potesse diventare un problema. Ovviamente, solitamente la metodologia che noi utilizziamo nei nostri approcci di ricerca è la ricercazione. Bene, abbiamo fatto un lavoro strutturato con un gruppo di genitori. Sapete che nella ricercazione non è importante il numero, ma le caratteristiche dei soggetti che partecipano alla ricerca stessa, e abbiamo fatto venire fuori quelli che erano gli atteggiamenti che erano utilizzati in famiglia nei confronti del digitale. E sostanzialmente è stata una ricerca che è durata più o meno 2 anni, e gli atteggiamenti che sono venuti fuori sono sostanzialmente sempre gli stessi: quello permissivo, che probabilmente dal punto di vista pedagogico non è quello più rischioso. L'atteggiamento proibizionista, e l'abbiamo detto già altre volte con il professor Francesco Pira, è l'atteggiamento assolutamente più pericoloso da adottare in famiglia. E c'è un altro atteggiamento che è venuto fuori, che noi ricercatori non ci aspettavamo, che è quello un po' investigativo, cioè lasciar fare ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, ma quando loro sono distratti, andare a, come dire, spiare o vedere quello che hanno fatto, se ce n'è la possibilità, perché i ragazzi, se vogliono, conoscono anche le strategie per nascondere quello che hanno fatto. Beh, io lì in quella ricerca mi sono, insomma, meravigliata, perché appunto l'atteggiamento che mi preoccupava di meno era proprio quello permissivo.
Ovviamente da questi tre tipi di atteggiamenti viene fuori lo stile educativo che poi si esercita in famiglia. Ovviamente siamo partiti dalla constatazione che molti genitori non hanno competenza digitale, anche perché parlavamo con una generazione che attualmente ha 50 anni. Quella più pericolosa, e purtroppo io centro in pieno, è proprio la generazione dei quarantenni, che è quella generazione borderline che si trova a essere investita completamente e utilizza il digitale con pochissime competenze, ma conosce molto poco il percorso dei figli più o meno tra la seconda infanzia e la preadolescenza. Ovviamente, come alla fine di questa ricerca abbiamo fatto venire fuori un lavoro di costruzione anche di stili educativi che voglio dire sono importanti da assumere in casa. E, ovviamente lo stile più importante è quello che si basa su un tipo di comunicazione. Vedete, tutti questi casi e questi numeri che ci presenta anche la ricerca del professor Pira ci dicono una sola cosa, e ce l'hanno detto anche i ragazzi, non so se ti ricordi Francesco, nel convegno che abbiamo detto a Potenza, che abbiamo fatto a Potenza. I ragazzi nella seconda fase dell'adolescenza ci hanno detto che non vogliono scrivere e non vogliono dire quello che fanno perché sanno che non sono capiti, ma sono giudicati, che è l'atteggiamento dal punto di vista pedagogico più sbagliato. Quando è accaduto questo così da due mesi più o meno questo fenomeno di Squid Game, io vi posso dire che molti genitori, così come lo possono testimoniare tutti i miei colleghi che fanno anche consulenza nello studio privato, molti genitori erano assolutamente ignari di questo gioco. L'hanno appreso vedendo loro stesso e frequentando Facebook. Ovviamente è già un dato importante che si siano rivolti a un professionista per capire che cosa stava accadendo. Abbiamo provato anche a fare una piccola indagine nei ragazzi con un lavoro di brainstorming. Vi posso dire che, perché ovviamente come diciamo umanisti, ma soprattutto come pedagogisti, noi ci dobbiamo chiedere perché ai ragazzi e ai bambini piace, c'è il piacere, e ovviamente questo inevitabilmente tocca una dimensione anche psicologica. Hanno il piacere di fare questi giochi. Vi posso dire che in un lavoro di brainstorming è venuto fuori che questi ragazzi, fatto con un gruppo di preadolescenti, hanno il piacere a vedere il dolore, la sofferenza, che rientra in un sistema punitivo, tant'è vero che alcuni ragazzi che vengono a sportello da me mi dicono: ma anche voi adulti utilizzate le punizioni, il sistema punitivo con noi? Certo, non ci sparate, questo sì, però secondo me anche voi godete nel punire. Quindi ci sarà qualcosa di bello in questa dimensione. Beh, questo ovviamente come esperti della materia ci porta ad interrogarci su quello che sta avvenendo adesso nelle generazioni e soprattutto sulla totale impreparazione da parte di noi adulti. Allora, il professor Pira parla di scuola dei genitori, che sicuramente è un modello importante, un modello che noi come ANPE abbiamo messo su, un modello però che ai genitori sta un po' scomodo, ve lo dico proprio come voglio dire consulente. Loro preferiscono avere dei momenti brevi di intervento, anche perché c'è una grande riflessione da fare che riguarda il mondo del lavoro, quindi questa è una dimensione un po' più sociologica. Il mondo del lavoro è completamente lontano dalla famiglia, in questa società, soprattutto in Italia, se andiamo ad analizzare le politiche di welfare, è la famiglia che deve adattarsi agli orari del lavoro e non viceversa, per cui agganciare anche dei genitori, cioè noi per fare questa ricerca sugli stili educativi che vengono adottati in famiglia rispetto al digitale abbiamo dovuto faticare, cioè abbiamo dovuto utilizzare dei PON per avere un tempo ristretto di intervento, per cui i genitori hanno pochissimo tempo. Vogliono delle risposte, come se si fosse, diciamo, perché noi a volte veniamo confusi come atteggiamento anche col pediatra, parlo col pediatra presente, noi non abbiamo delle ricette specifiche, perché la cosa più sbagliata che si può fare in questo settore è pensare di risolvere la cosa in poche battute, ma non è così, perché quando un genitore, quando succedono questi casi purtroppo
brutti nella cronaca, vuol dire che è fallito uno stile comunicativo tra adulto e genitore. È una cosa che sta fallendo in questo periodo ed è una cosa che probabilmente chi frequenta la scuola sa, è il famoso patto di corresponsabilità. Il patto di corresponsabilità, oltre a essere un assioma importante, è un documento sancito da un DPR, la cui intenzione era quella di stabilire su carta e concretamente la famosa alleanza di cui parla il professor Pira. Dovete sapere che il modello di patto di corresponsabilità che gira in tutte le scuole d'Italia è stato sperimentato proprio in Puglia e io ero una delle ricercatrici che ha sperimentato il modello. Beh, quello è un modello che è stato assolutamente tradito, perché quel modello prevedeva che ci fosse una co-costruzione di impegno tra la famiglia, il territorio anche, e la scuola rispetto ai problemi emergenti. Adesso non è diventato altro che un documento che a scuola viene fatto semplicemente firmare al genitore, il quale molto spesso non legge nemmeno. Beh, quella è stata un'altra ricerca che abbiamo portato avanti come ANPE che è fallita, perché attualmente allo stato dei fatti, soprattutto per quello che sta avvenendo nel mondo del digitale, dovrebbe essere un modello in cui i genitori vengono chiamati a scuola, si analizzano insieme a degli esperti quali sono le problematiche e si sottoscrive un documento in cui ci si impegna in una unica logica, perché vedete, i ragazzi soffrono della logica schizofrenica della nostra società, perché quello che dice un insegnante è poi messo in discussione dal genitore e viceversa. E un altro problema fondamentale che mi veniva in mente anche ascoltando i ragazzi quando abbiamo avuto, ecco, l'onore e il piacere di avere il professor Pira da noi, è il fatto che scarseggiano le agenzie educative anche di volontariato. Cioè, mentre noi apparteniamo, parlo diciamo della generazione dei quarantenni, che è quella più problematica, a una società nella quale ci sono stati dati in mano dei diritti di partecipazione, partecipavamo a questa società, frequentavamo le agenzie di socializzazione. Io dicevo l'altro giorno a mio figlio che io purtroppo non conoscevo l'emozione della noia, che è un'emozione, lo psicologo lo sa molto meglio di me, non la conoscevo perché ero sempre impegnata e non avevo nemmeno il tempo di deviare, perché ero talmente impegnata tra le varie agenzie di socializzazione ed educazione che non c'era, come dire, nemmeno il desiderio di fare qualcosa di diverso. Bene, i ragazzi oggi mancano di queste opportunità. La parrocchia è sicuramente una delle agenzie meno, come dire, accattivanti. Ecco perché poi sta andando avanti il metaverso, perché i ragazzi che cosa fanno? Ci siamo interrogati anche su che modalità di relazione hanno adesso i ragazzi. Invece di vedersi in presenza, fino a quando possiamo, visto che i dati non ci stanno aiutando moltissimo adesso sul Covid, preferiscono rinchiudersi ognuno nelle proprie camere e giocare online, quando avrebbero assolutamente la possibilità di poter uscire e di vedersi. Ma dove? Con chi? Quindi questo è un altro problema che, insomma, quella società dovrebbe rispondere. Non ne parliamo poi, visto che siamo all'interno comunque di un'agenzia di volontariato. Il volontariato è poco accattivante anch'esso per i ragazzi, soprattutto quelli che sono presi molto dal gioco del digitale. Un digitale, e mi avvio verso la conclusione, che però, come insomma ci suggerisce anche Maraiano, che ha fatto diversi studi sull'apprendimento in questo senso, non deve diventare, come dire, una parte a sé stante o del curriculum formativo o delle nostre discussioni, deve diventare ormai, come dice lui in un suo testo, una zona franca, cioè una zona da affrontare perché ormai ci riguarda completamente, è una zona sulla quale noi tutti esperti di scienze umane dobbiamo indicare, un po' come abbiamo fatto noi attraverso le nostre ricerche, delle piste da seguire. Proprio perché i ragazzi, se si rivolgono a noi, se lo fanno, hanno capito che possono trovare delle risposte non giudicanti, ma motivanti verso un percorso da seguire. Per cui io appoggerò sempre, voglio dire, la questione del digitale nel senso di responsabilizzazione, come ho detto prima,
perché si diventa oppressi al digitale se non si fanno dei percorsi adatti, come anche come soprattutto dovrebbe fare la scuola. Quindi è chiaro che continua il nostro impegno, soprattutto il mio, come quelli che hanno deciso di sposare questa causa, come il professor Pira. Ho concluso. Verità di affermare alcuni punti fondamentali che da sempre ritengo che associazioni come la nostra, parlo come l'IOS in questo caso, da tempo, da anni, io dico che il volontariato deve essere un elemento di sensibilizzazione, ma una palestra per ogni tipo di generazione. Cioè, si può dire, restituire, farsi pagare, nel senso lato. E purtroppo invece volontariato in Italia per anni ha combattuto per emergere su quella di elitariato. Chiudo perché sennò apriremo un altro, possiamo trasferire questo programma, questo tema su un'altra serata e sarebbe interessante anche svilupparlo. Purtroppo questa situazione non parte proprio dalla nascita dei bambini. In questo caso, dottor Maddaloni, Mimmo in questo caso mi sembra di aver preso, sarà proprio l'argomento dei primi 3 anni di vita, essendo lui pediatra e specializzato in neonatologia, ecco, per non sbagliare. Ma soprattutto in lui, e io ho grande soddisfazione quando vedo gente che si è impegnata per anni come medico in volontariato e fuori dall'Italia, e di questo avendolo sempre merito, e mi inchino di fronte a chi ha donato le sue ore e il suo tempo per cercare di alleviare le sofferenze di bambini, soprattutto che da nonno di 4 nipoti qui variano in tutte le, perché 13, 8, 7, 3 anni, quindi conosco bene le problematiche di cui stiamo parlando, annesse e connesse. Quindi a te Domenico, scusa nel frattempo, a te la parola. Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, quindi anche prima di entrare in questa riunione, noi... sapevamo che le tecnologie digitali creano delle forme di vera e propria dipendenza, però dobbiamo capire perché i presupposti si creano già nei primi anni di vita. E in questo ci aiutano le neuroscienze, che utilizzano un termine genetica con cui vogliono significare che noi siamo geneticamente programmati per apprendere dall'ambiente, e quindi la nostra esperienza può modellare la genetica. È incredibile come la capacità del cervello del bambino è capace appunto di essere plasmato da parte delle esperienze quotidiane. E quali sono le buone pratiche? Ci sono delle buone pratiche che l'UNICEF ha ben definito, che consentono al genitore di passare assieme al proprio bambino dei momenti piacevoli, di grande qualità. E questi sono, ad esempio, la musica, il massaggio infantile, la lettura, l'UNICEF parla di nati per leggere, no? Il gioco, l'attività motoria, cioè in tutte queste lo scambio affettivo è accompagnato da alcune attività che portano benefici allo sviluppo stesso dell'ambiente. Queste pratiche spesso sono combinate tra loro, ma rischiano di passare in secondo piano quando vengono diffuse queste nuove tecnologie digitali, che i bambini oggi conoscono già dai primi mesi,
e si avvicinano soprattutto perché vedono sempre più usate dagli adulti. Allora, a me è capitato ad esempio in ospedale che quando un bambino viene sottoposto a un prelievo, i genitori, anche se ha pochi anni di vita, avvicinano subito il telefonino e dicono: non si preoccupi, adesso lo distraggo. Quindi questo denuncia un cattivo uso appunto delle tecnologie, che per cui per tenere buono il bambino quando si potrebbero utilizzare altre tecniche, insomma. Cosa vogliamo dire? Che l'utilizzo scorretto dei dispositivi tecnologici viene definito come un utilizzo troppo precoce oppure senza l'accompagnamento dei genitori oppure per periodi troppo prolungati. E quali sono i pericoli a breve e a lungo tempo? Beh, a breve tempo sicuramente il pericolo è quello di sottrarre spazio e tempo alla relazione diretta tra il genitore e il figlio, quindi è quello che viene detto, viene meno quello che viene detto il tempo di qualità, no? In cui l'interazione verbale tra il bambino e l'adulto facilita quindi lo sviluppo proprio del linguaggio nel bambino stesso. E poi ci possono essere altri pericoli come lo stile di vita sedentario di cui gettano le basi e quindi aumentare la probabilità di vedere un bambino sovrappeso, obeso. E altri rischi possono essere quelli che riguardano l'equilibrio psicofisico, in cui il bambino è più irritabile, c'ha un'ansia o un disturbo del sonno. È stato visto che l'utilizzo delle tecnologie digitali provocano un incremento del tempo necessario per l'addormentamento e una riduzione del tempo di sonno notturno. E questo si spiega la stimolazione emotiva che è provocata appunto dalla visione di questi schermi e con una riduzione dei livelli di melatonina che è causata dalla luce blu degli schermi stessi. Quindi che cos'è che possiamo promuovere, che cos'è che possiamo suggerire a questi genitori? Io sicuramente quello di offrire al piccolo bambino la possibilità di appassionarsi alle buone pratiche, quindi alla riscoperta della natura, dell'arte, a quelle che abbiamo già detto, alla lettura, il gioco. Cioè se il bambino verrà educato sin da piccolo ad apprezzare tutte queste altre attività, saprà anche da grande utilizzare le nuove tecnologie, quindi senza esserne sopraffatto. E, come diceva l'oratore che mi ha preceduto, molti genitori hanno anche pure le competenze tecniche, ma non sicuramente la consapevolezza educativa per guidare i propri figli all'utilizzo consapevole delle tecnologie. Allora, la pediatria ufficiale che cosa consiglia? Consiglia innanzitutto di non utilizzare tecnologie anni di vita. E dopo i 3 anni i videogiochi dovranno essere scelti con cura, evitando quelli che trasmettono violenza e causano ipereccitazione. E per fare questo c'è una classificazione europea, il PEGI, no? Che significa Pan-European Game Information, no? Che divide le categorie di età in 5 classi, no? 3, 7, 12, 16, 18 anni, poi in 8 categorie. Quindi facendosi guidare questo è possibile, insomma, saper orientare anche la scelta dei programmi per i più grandi. Va bene, poi ecco, lascio alle domande poi la possibilità di approfondire.
Grazie moltissimo, perché è fondamentale questo tuo intervento. Sì, è fondamentale sono tutti i profili, perché sappiamo tutti quanto sono importanti nell'educazione dei figli i primi 3 anni di vita. E il parcheggio davanti a uno schermo blu, finalmente l'intervento che più cioè, condivido un po' tutti, perché chi non c'è cascato, chi non c'è caduto, non c'è di sé. Passo ora la parola per chiudere questo primo giro di interventi, diciamo, una parte concreta del convegno, ma mi auguro che poi ci siano parecchie domande di approfondimento, perché gli argomenti veramente li abbiamo toccati tanto e troppo superficialmente, varrebbe la pena di soffermarci magari un po' di più su tanti argomenti. Non ultimo, quello che sarà che chiuderà, che è l'aspetto, come dicevo prima, legale. Il rischio anche legale oggettivo. E Simone Mariani è un avvocato, visto che ha parte membro della Federazione del Calcio, ma non solo, l'IOS, il mio club, ma basterebbe quello. Io ho imparato a apprezzare la serietà professionale di Simone in questi ultimi anni. Che abbiamo raggiunto anche un'intesa su molti principi e non solo, di cui sono fiero e orgoglioso. La parola a Silvio. Grazie Mauro. Non è semplicissimo, dato l'argomento, concentrare in 10 minuti il mio intervento. Io ho voluto, diciamo, intitolarlo con una frase. E cioè che per commettere un reato basta un click. Questo si ricollega al fatto che quando ho iniziato questa professione il mio maestro era abituato a dire a certi clienti che non si capacitavano di essere indagati per un reato, che nella vita può capitare a chiunque prima o poi di commettere un reato. Secondo me questa affermazione va modificata e attualizzata con un basta un click, ed è veramente così. Occorre introdurre brevissimamente l'argomento contestualizzandolo. Noi siamo effettivamente, ed è un'ovvietà, nell'era del digitale. Fino a poco tempo fa ci si permetteva ancora di dire che il digitale era un processo inevitabile. Ormai non è neanche più così. Il digitale è e basta. I nostri dati circolano in tutta la... diciamo l'ampio panorama delle app e dei social. Non esiste app che non raccoglie almeno un nostro dato personale, che può essere anche semplicemente la fotografia del volto, e questo volto sicuramente circola. Tutto ciò è la risultante di un lungo processo di sviluppo, da un lato di pensiero, dall'altra di dottrina, di giurisprudenza e normativo, che parte ben più di 50 anni fa. In realtà noi stiamo parlando di una cosa nuova, ma in realtà parliamo di un processo che ha ben più di 50 anni. Negli anni 70 si cominciò negli Stati Uniti, ma non solo, a parlare di privacy, e si è arrivati, dopo un lunghissimo percorso, a una serie di normative che non vi sto a elencare perché sarebbe noioso, fino al famosissimo GDPR, che ha portato a un ribaltamento del concetto che si aveva fino a, diciamo, prima degli anni 2000, prima degli anni, metà degli anni 90, di quella che era la riservatezza. Si è ribaltato questo concetto perché ci si è accorti a metà degli anni 90 che ciò che va protetta è la persona, con riferimento al trattamento dei dati di carattere personale, mentre le prime impostazioni erano che ciò che andava protetto era la riservatezza della persona, cioè la privacy. Si è passati quindi da un concetto di oscuramento dei dati a un concetto di trasparenza nella circolazione del dato, rendendosi conto che il dato non può non circolare. È impossibile impedire al nostro dato personale, una volta immesso in rete, di circolare. Il diritto all'oblio sta diventando praticamente un'utopia, e quindi il concetto fondamentale che poi promana da tutte le singole parole di cui è composto il GDPR è quello della trasparenza. È ovvio che da qui, dalla trasparenza che è stata
raggiunta con 50 anni di lavoro, nasce poi quello che è il problema attuale, cioè il dato circola, ma non sempre siamo in grado di sapere con certezza che fine fa, chi lo utilizza, per quale finalità. Quindi dal divieto di circolazione, dall'oscuramento del dato, che in un certo senso limitava grandissimamente la libertà delle persone, si è passati alla trasparenza che nel favorire questa libertà ovviamente presta il fianco, soprattutto laddove ci sono delle lacune giuridiche, lacune normative, presta il fianco a determinati tipi di storpiature o in alcuni casi anche lo sviluppo di vere e proprie attività criminali. Quindi ok la trasparenza, ma cosa succede? Quali sono i reati che si possono commettere a causa, tra virgolette, di questa facilità di trasmissione, di condivisione, di navigazione, a questa facilità di poter caricare, nel vero senso della parola, online, dati personali propri e, ahimè, di altre persone? Beh, intanto togliamoci dalla testa che l'utilizzo di un'app piuttosto che di un social e comunque di internet possa essere fonte e diciamo occasione per commettere solo determinati tipi di reati. Io sostengo e sono convinto che tramite l'utilizzo di un'app o di un social e della rete internet si possano commettere tutti i reati, perché se andiamo a vedere, io non so, secondo me tra qualche tempo sarà facile anche rubare un'autovettura online, perché ci sono macchine che parcheggiano da sole, che tengono la corsia. Io non vedo perché il vostro simpatico hacker di quartiere tra qualche anno non potrà alzare la saracinesca del vostro box con un comando wifi e una password craccata, accendere l'autovettura che è parcheggiata nel garage, mentre vi mangiate una pizza alla diavola lui vi frega la Tesla e se la porta in un parcheggio e poi magari la lascia lì solo per il gusto di farlo. È ovvio che invece al giorno d'oggi i reati che diciamo ci troviamo ad affrontare tutti i giorni nelle aule di tribunale sono quelli un pochino soliti, standardizzati, reati contro il patrimonio, e quindi mi riferisco alle truffe online, alla classica borsa di Louis Vuitton, magari originale, che poi non viene spedita, piuttosto che falsa, truffe che riguardano, lo vediamo tutti i giorni, i Trojan, i file che ci carpiscono dati personali, conti bancari, eccetera. I reati legati invece ai risvolti ingiuriosi, quindi reati di diffamazione, perché ricordiamoci che oggi basta un commento su Facebook un pochino, diciamo, lasciato scappare e chiunque può incappare in una denuncia per diffamazione, che non è non sono bruscolini poi alla fine, perché parliamo di fedina penale, parliamo di risarcimenti e quant'altro, magari per una frase buttata lì tipo "ma chi è questo scemo?", piuttosto che una foto di una persona di spalle, magari con un fondoschiena non da fotomodella, con dei commenti un pochino, diciamo, che tendono ad irridere questa persona, senza magari aver calcolato che questa persona o magari altre 15 la possono riconoscere, no? Ecco, questi sono casi a cui non pensiamo, eppure poi finiamo per cascarci. Ma quali sono i pericoli legati alla, diciamo, alla comunità dei minori? Ahimè, sono fondamentalmente quelli collegati strettamente all'utilizzo che si fa del mezzo a sfondo sessuale. Quindi cyberstalking, flaming, soprattutto il sexting. Il sexting, ormai è risaputo, è una abitudine che non è più soltanto degli adulti intesi come maggiorenni, ma tantissimi teenager soprattutto amano farsi foto intime da soli o in compagnia, oppure foto che li ritraggono, o video che li ritraggono durante momenti di intimità sessuale, molte volte accompagnati da messaggeria scritta esplicita. Poi se li scambiano, oppure molto semplicemente con l'utilizzo di uno smartphone dell'uno o dell'altro se li salvano per riguardarseli in un secondo momento. Ora, fino a qui non ci sarebbe niente di penalmente rilevante se si trattasse di maggiorenni consenzienti. Nel momento in cui però parliamo di minori,
Ecco che casca l'asino, nel senso che, passatemi il termine un po' semplicistico, ma è così, si finisce sulla scrivania dell'avvocato, ahimè, dopo essere passati sulla volante della polizia, più o meno intorno alle 5 del mattino, con, non dico irruzione, ma campanello e arresto, e la scrivania del pubblico ministero, con un bel interrogatorio di garanzia, e poi si finisce sulla scrivania dell'avvocato sotto forma di fascicolo penale. Perché questo? Perché la legge italiana ha introdotto una novella, che è l'articolo 600-ter, che è stata introdotta a suo tempo per, diciamo, tutelare il minore nella sua libertà sessuale, sanzionando quindi tutte quelle situazioni in cui un soggetto utilizzasse il minore per produrre o per divulgare materiale avente natura pedopornografica, quindi sessuale, con una radicale modifica rispetto al passato, perché si usa il termine utilizzare senza più utilizzare, scusate il gioco di parole, il termine sfruttamento. Quindi è ben diverso, non è sfruttare il minore, ma semplicemente girare un filmino o fargli una foto in determinate situazioni. Che cosa succede? Che nella logica del legislatore, questa norma era posta ovviamente a tutela di quelle situazioni che avevano a che fare con minori di tenerissima età. Eravamo in un momento degli anni 2000 dove erano venuti fuori dei casi gravissimi di violenze su bambini molto piccoli. C'erano anche questioni di circolazione online di grandissime moli di fotografie tra quelli che possiamo chiamare gli appassionati del genere, che sono veramente tanti. Il legislatore però non è che sia andato a creare il dubbio, ma cosa succede se invece queste cose capitano tra uno di 17 e uno di 18? Ecco, il problema è serio, perché tra uno di 17 e uno di 18 succede spessissimo che si facciano delle foto, che se le mandino e che poi si lasciano. E qui entra poi il discorso del revenge porn. L'articolo 600 ter punisce chi produce una fotografia con un minore con una pena da 6 a 12 anni, con una multa che non vi sto neanche a dire, che è altissima. 6-12 anni è una pena grave, pesantissima, non patteggiabile, insomma, si finisce dentro. Punisce anche comunque chi semplicemente lo divulga, il materiale, con una pena che va dall'anno di galera in su. Che cosa capita? Vi racconto un aneddoto e questo deve essere emblematico di qual è il rischio per un teenager che non conosce le conseguenze di una sua scelta. Usando dei nomi di fantasia, Romeo e Giulietta si vogliono bene e un bel giorno Romeo e Giulietta sono insieme in intimità e Giulietta, che è minorenne e vuole tanto bene a Romeo che di anni ne ha 19, lei ne ha 16, fa un filmato e poi estrapola delle fotografie e le tiene salvate solo sul proprio telefono. Che cosa succede? Che un bel giorno Romeo chiede a Giulietta di salvare queste foto anche sul proprio cellulare. Entrambi si sono scambiati la password e lo username dei propri profili Instagram. Quindi io posso entrare sul profilo Instagram di Mauro Bianchi come Mauro Bianchi e Mauro Bianchi può fare altrettanto con il mio, perché ci vogliamo bene, abbiamo reciproca fiducia. Si lasciano. Romeo, in un momento di pura rabbia e follia, ha 19 anni, non entro nel merito con la dottoressa Labriola, pedagogista, con il sociologo, su che cosa sia la maggiore età. A 19 anni comunque sei maggiorenne per la legge, ma magari ragazzino per tanti altri tipi di esperienze. Lui entra nel profilo Instagram della sua Giulietta e per un minuto e 22 secondi pubblica due fotogrammi e un commento in cui lei dice «sono una», no? E utilizza, insomma, «sono una prostituta». In quel minuto e 30 secondi lei sembra aver postato queste due foto, esplicite, assolutamente esplicite. In quel minuto e 30 secondi, due compagne di scuola di questa Giulietta vedono la storia su Instagram. Fermano un carabiniere di quartiere e gli fanno vedere lo smartphone. Il carabiniere di quartiere immediatamente fotografa lo schermo dello smartphone
e fa partire un'informativa alla Procura della Repubblica. Dopo 1:30 il buon Romeo, che si rende conto perché cominciano a telefonargli, a dirgli che è un pazzo, cosa hai fatto, le toglie, non immediatamente, 1:20, 1:30. La mattina dopo alle 5 la polizia lo trae e lo ferma, lo vanno a prendere a casa, lo portano in procura e quando si è presentato da me, i genitori mi hanno chiesto, avvocato, mi raccomando, gli faccia dare una bella strigliata che se lo merita, guardi cosa ha combinato, perché non avevano idea di che cosa lui stesse rischiando. Questo 19enne, ve la faccio breve, con un rito abbreviato, perché poi era reo confesso, ovviamente ha raccontato tutto, si è pentito, eccetera, eccetera. Questo 19enne ha patteggiato con un rito abbreviato, che non si poteva patteggiare, ha subito una condanna a 8 mesi di reclusione con la condizionale, l'interdizione perpetua da qualsiasi, io ho qui la sentenza perché vado a memoria, da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubblico-private frequentate prevalentemente da minori. Ve lo traduco in italiano, vuol dire insegnante? No. Allenatore? No. Assistente scolastico? No. Catechista? No. Pediatra? No. Babysitter? No. Chi più ne ha più ne metta. E aggiungo, l'interdizione che lui ha perpetua comporta che anche un domani che sarà riabilitato non potrà intraprendere alcuna carriera militare, che comunque per un ragazzo di 19 anni è importante. Questo per dire, e concludo, scusatemi, sono andato oltre, avrei dovuto parlare 40 minuti per dirvele tutte. Questo perché credo che sia fondamentale e sposo totalmente quanto detto dal professor Pira, dalla dottoressa Rabriola e dal dottor Maddaloni, che poi è un filo conduttore che porta fino a me. Ci vuole assolutamente un avvio fin dalle scuole primarie, quantomeno, perché i bambini delle elementari usano il mezzo telematico, ma non c'è un filtro, perché non abbiamo la docenza al momento in grado di accompagnarli compiutamente. Occorre non soltanto una fase educativa, ma occorre che siano messi a conoscenza delle conseguenze giuridiche di determinate azioni che pongono in essere, perché è troppo facile oggi inviare al compagno di banco la foto di quella dell'ultima fila in reggiseno, perché noi non sappiamo che stiamo divulgando un materiale pedopornografico e stiamo commettendo un reato. Questo io l'ho riscontrato non soltanto nel caso di cui vi ho parlato, che è un caso vero, ma in tutti gli altri fascicoli di cui, ahimè, a volte mi devo occupare. È fondamentale quindi che fin dalla scuola, nelle comunità, nelle famiglie ci sia in qualche modo la possibilità per i minori anche di conoscere, vuoi in modo cinico, le conseguenze dei gesti che loro vanno a porre in essere, perché per 1:20 di pubblicazione di 2 foto e comunque Einstein diceva prova a stare 1 minuto seduto su una stufa e poi vediamo, per 1:20 questo ragazzo, perché tale è un ragazzo, ha comunque vista condizionata la sua vita futura, non per 1 anno, probabilmente per sempre. Mi scuso se mi sono dilungato e non ho potuto entrare troppo nei termini tecnici della questione, ho riassunto le mie 30 pagine che avevo buttato giù in pochi minuti e sono a disposizione per eventuali domande se sarò in grado di rispondere. Bene, allora dopo aver spento la stufa Einstein, perché almeno così ci può stare anche di più, passiamo vi permetto di in coda a vedere quello che è la contemporaneo. Avrete notato tutti che Google da 2 settimane ha alzato i cosiddetti livelli di sicurezza. In realtà ha complicato la vita ancora di più, perché ormai si è passato da una informazione verso i grandi social network, io chiamerei il world network, dei dati, dei nostri dati, gratis, a farli pagare. Che abbiamo scoperto anche qui da 2 settimane che, ad esempio, uno dei grandi provider, quello più usato dopo Explorer,
ultimamente sta facendo una pubblicità sfrenata, un famoso VPN, Very Protection Nation, che altro non è che farci pagare per non divulgare i nostri dati. Fino a ieri c'era stato garantito che erano in una cassaforte, in realtà questa cassaforte, da qualche momento in avanti, se non paghiamo 9 euro al mese, mi sembra più o meno, non ricordo esattamente la cifra, saranno palesemente, come peraltro è sempre stato, disponibili e disposti per chiunque. Ma siccome vedo fremere il nostro presidente Soja, che ho già trattenuto abbastanza in silenzio, che per lui penso sia un record, quello di per non parlare per un'ora, a quest'ora o ha preso pugni già al televisore, e quindi gli do la parola, prego il segretario di ridargliela, perché sennò perdiamo il presidente. Fatto. Io capisco che tu con il nostro Locorossi... Se non alzi la voce... Però io non arrivo a quel punto di parola. Se non alzi non ti sentiamo. Mi senti adesso? Adesso sì, bravo. Allora, no, io ho ascoltato con molto piacere quanto è stato detto. Ma prima voglio ringraziare tutti i partecipanti. Devi stare più vicino al microfono, Francesco. Devo ringraziare. E soprattutto stai fermo. Non mi muovo. Devo ringraziare i partecipanti che sono veramente tanti ed è stato un piacere veramente. Un grazie grosso lo devo dare a te, agli organizzatori, a Francesco Pira, al nostro Simone, alla dottoressa, a Domenico Maddaloni. Domenico Maddaloni io l'ho conosciuto tanti anni fa in una missione nostra della SOSAN. Marocco. Ho apprezzato la sua professionalità, il suo amore per i bambini e quindi non è stata una scoperta. Ho letto il libro che mi ha mandato, che mi ha cortesemente regalato con dedica Domenico, Francesco, e ho visto veramente che era importante e molto attuale. Ma dopo quello che ho sentito adesso, credo che è stata una notevole integrazione di quanto avevo già detto. Questo webinar è stato, come voi sapete, voluto fortemente da me e dal Consiglio Direttivo. Quale forma di incontro con i nostri soci e con gli amici della SOSAN? Io credo che questa formula debba essere ripetuta sia a Natale, perché l'abbiamo intitolato webinar di Natale, per fare gli auguri di Natale ai nostri amici, ai nostri soci. Ma credo, mentre voi parlavate, come sarebbe bello che tutta sta gente, per esempio, in un prossimo futuro, potesse ascoltare un webinar dell'attività SOSAN nei paesi dell'Africa o anche dell'America dove siamo stati, o dei centri che noi stiamo avendo e con cui stiamo lavorando. Per cui io credo che questo modus di presentare le cose, di parlarne, è qualcosa che noi dobbiamo continuare ad attivare, a ripetere, in modo tale che possiamo far vedere all'associazione, agli altri, cosa la nostra associazione, cosa i nostri soci, i nostri medici hanno fatto e spero continueranno a fare nel prossimo. Ne approfitto anche per farvi gli auguri di buon Natale, di buone feste. No, ma aspetta, queste li facciamo alla fine, perché non abbiamo finito. Allora, li facciamo alla fine. Comunque io volevo soltanto dirvi che questa modus, questo webinar, secondo me bisogna ripeterlo anche nei prossimi mesi. Sì, non avevo dubbi, sai che più volte ne abbiamo parlato, quindi questo è il modo nuovo, il linguaggio nuovo che dobbiamo utilizzare per qualsiasi, come parlavo prima, parlavo delle varie generazioni, è importantissimo perché qui veramente diventerebbe un discorso profondamente sociologico che non voglio lasciare ad altro luogo e rimanere sul pezzo. È importante avere delle domande di approfondimento se necessario. Abbiamo
di poco sforato l'ora, quindi siamo assolutamente nei termini. Diciamo che abbiamo ancora 15-20 minuti a disposizione per approfondimenti. Una domanda specifica vorrei farla proprio a Francesco, che è il suo debitore di un approfondimento anche sui numeri, è qualcosa di più importante che il suo libro ha trattato e tratta. O se l'ho ascoltato, che lui si è soffermato più sulla contemporaneità, più che quello che... Sì. Diciamo che stasera abbiamo assistito al libro 2, cioè la seconda puntata del suo libro, e purtroppo noi pensavamo, Francesco, che non ce ne fosse più bisogno, ma ahimè. Sentire tutte queste terminologie nuove inglesi, no? Che altro non sono che sempre contrazioni di frasi e soprattutto di concetti. No? Che, e questo tipo di comunicare, Francesco sa quanto io ami usare la frase che ho inventato io, ahimè, non si può non comunicare, no? Che è alla base della fondamentale, uno degli assiomi della comunicazione moderna. Non è caso che è all'ingresso dell'Università di Palo Alto, Silicon Valley, quindi stiamo parlando della culla della comunicazione digitale e informatica. Tutto quello che stiamo parlando stasera nasce da lì, da qualcuno che ha saputo concentrare in un codice tutti i nostri, le nostre anime, direi. Permettetemi questa esagerazione. Sono partito con una battuta paragonando Google a Dio e a Gesù. Ma è un po' questo. Tutta questa serie di coinvolgimenti, non l'ultima direzione trovata. Io mi ricordo quanto fece scalpore, sono passati 5 anni, Francesco 6, quando fu presentato il primo algoritmo, quello che nel primi 10, voi sapete che qualsiasi società di comunicazione, che ormai sono tutti, Amazon sta diventando in questo caso, no? Addirittura io ho sentito una cosa aberrante in questa televisione, una giornalista che si definiva una comunicatrice. Io sapevo che i giornalisti sono solo gente che fa informazione, non sapevo che si occupassero di comunicazione. Il passaggio fra la politica. Ebbene, tutti noi, quando accendiamo il telefonino al mattino, c'è un algoritmo che studia il nostro comportamento con le prime 10 touch che noi facciamo sul telefono. E in base a quello che ne salta fuori, esce fuori un indirizzo che subisce Amazon come altri per indirizzare la nostra pubblicità, i nostri messaggi in funzione di quello che l'algoritmo ha giudicato che noi quel giorno siamo. Se ce l'abbiamo girato per traverso o se pure siamo romani oppure vogliamo comprare un letto come, ahimè, e qui si è visto il discorso di Simone, vogliamo andare con qualche donna di facile affare. Passatemi la battuta, però il senso poi di questo è proprio in questa funzione che io ti chiedo, di caro Francesco, di sentire, di approfondire il concetto di nutrire la mente dei nostri bambini, come limitare i danni che le tecnologie digitali magari procurano non solo ai bambini, ma anche ai più grandi. Ma io credo che noi purtroppo abbiamo perso il controllo e non riusciremo a recuperarlo facilmente se non ci applichiamo, nel senso che anche le tecnologie ci mettono nelle condizioni di controllare quello che fanno i nostri figli, soprattutto se sono bambini. Prima il dottor Maddaloni faceva un riferimento a una cosa che sembra scontatissima, no? Tu hai la PEGI quando vedi che su un videogioco c'è scritto che questo videogioco è altamente violento, non dovresti comprarlo ai tuoi figli. Primo problema, molti dei videogiochi che girano sono craccati e quindi la PEGI non appare completamente. Secondo problema, molti genitori vanno personalmente a comprare i videogiochi e li forniscono ai figli senza nemmeno rendersi conto di che tipo di videogiochi sono.
e senza nemmeno rendersi conto che oggi il videogioco, penso per esempio a una piattaforma che si chiama Twitch.tv, che è una piattaforma che è nata, un social network nato proprio legato ai videogiochi, dove c'è una fortissima premialità. Quindi io non credo che sia molto facile riavvolgere il nastro e proteggere i nostri ragazzi, i nostri bambini, senza fare un lavoro scrupoloso. Io sono rimasto molto colpito da quello che ha detto l'avvocato Mariani, però qualche giorno fa ero a parlare del mio libro Caltanissetta, e ho sentito il capo della squadra mobile che raccontava delle cose inenarrabili, che penso abbia fatto vibrare le corde di tutte le persone presenti e spaventare le persone presenti rispetto al rapporto che hanno con i loro figli. Quindi io penso che noi dobbiamo veramente immaginare un futuro che deve essere un futuro di responsabilità. Cioè dobbiamo prendere atto che esistono oggi delle emergenze che noi non stiamo affrontando. In questo momento noi di queste cose non ce ne stiamo occupando. Ce ne occupiamo solo ed esclusivamente quando, come diceva l'avvocato Mariani, c'è un problema, come diceva la professoressa Labriola, c'è un altro problema a scuola, o quando poi si crea un problema anche di carattere patologico, come diceva prima il dottor Maddaloni. Quindi io credo che noi in questo momento dobbiamo riavvolgere il nastro e capire, cioè fare una sorta di ripartenza rispetto a quelle che sono le emergenze. E poi è stata citata più volte la scuola, se la scuola è adatta, non è adatta. Ecco, noi dobbiamo pensare che la scuola in questo momento sta affrontando una crisi che è epocale, perché nel momento in cui io ho un algoritmo che in pochissimi secondi mi va a tradurre la versione di latino, mi risolve il problema di matematica, cioè ha senso continuare ad assegnare questi compiti che già sono risolvibili nel giro di pochi secondi? Quindi la scuola deve rinterrogarsi in un momento in cui tantissime persone stanno andando in pensione e tante altre ne entrano, ma non con l'esperienza di quelle che se ne sono andate. E nel momento in cui la tecnologia che è stata usata per la sopravvivenza nel periodo del Covid diventa invasiva e invadente, perché ci dovremo convivere. Quindi io penso che c'è tutta una nuova frontiera. Le parole inglesi molto spesso ci aiutano a camuffare il vero problema, perché dire sexting è molto più facile per camuffare il fatto che tuo figlio ha preso la foto della sua compagnuccia di scuola e l'ha fatto girare durante l'assemblea d'istituto a tutto l'istituto, facendo vedere la sua ragazza nuda mentre faceva gli esercizi. Allora la chiamiamo sexting e diventa più, o quando diciamo revenge porn, che è quello che vi ho raccontato è accaduto a Gravina di Catania, oppure quando parliamo di cyberbullismo, che è una doppia forma di violenza, perché magari è l'immagine di una violenza fisica poi replicata in rete e che diventa qualcosa di veramente mortificante e aberrante per la persona che la subisce. Quindi io credo che di fronte a questo noi dobbiamo attrezzarci. E l'avvocato Mariani ha toccato nel suo intervento un punto che è fondamentale, ed è questo: noi dobbiamo assicurare che nelle scuole ci sia un presidio psicologico costante e che ci sia un pool di esperti che possa in qualche modo aiutare una scolarizzazione che sia compiuta. Ma se noi continuiamo a parlare, cioè se noi ci puliamo la coscienza di fronte a questi argomenti facendo un terzo di quello che è la nuova educazione civica, che si intitola essere cittadini digitali, non abbiamo risolto il problema, perché i professori, gli insegnanti non hanno le competenze per affrontare seriamente questo tema, e i ragazzi a volte su certe cose sono più preparati. Attenzione, facciamo un'altra confusione e concludo. Noi confondiamo il fatto che i ragazzi hanno delle abilità informatiche legate alle cose che sanno fare con una preparazione di informatica, che è un'altra cosa, perché se avessero un'effettiva preparazione di informatica sui pericoli che vengono generati anche da processi informatici, sicuramente non finirebbero come il tizio di cui ha parlato la
l'avvocato Mariani, che per una cretinata, per fare il figo, si è ritrovato e si è rovinato completamente la vita. Di queste storie purtroppo io ne ho sentite tantissime, tantissime. Grazie. Io, tornando, parlando alla scuola, dico che purtroppo non so se ci sia il tempo di poter aggiornare, perché la violenza è talmente alta nel procedere che diventa difficile preparare. Io, onestamente, avendo un nipote adolescente, 13 anni, mi ha impressionato una volta, lui al telefono sotto controllo dei genitori, le app, sapete che esistono i sistemi per controllare quanto queste app vengono usate e nel caso chiuderle, errore, proprio l'umiliazione quasi nei suoi occhi, forse è più vicino a me di chiunque, proprio errore, il dolore quasi fisico di non poter utilizzare. Questo è un danno, ragazzi, che è enorme. Cioè, possono essere sottoposti a ricatti di qualsiasi cosa. E questo che è la scuola, avendo una figlia insegnante, ma di voi penso che chi sia insegnante sanno quello che dico, non è assolutamente in grado nemmeno di gestire l'immediato. Io vedo mia figlia in difficoltà quando deve fare una verifica. Lo sanno benissimo queste situazioni. Tu parlavi di una traduzione di latino, ma anche di inglese, anche di qualsiasi lingua. Cioè, arrivano molto prima l'alunno e togliere i cellulari, non serve a niente, serve solo a creare un mondo repressivo che è esattamente il contrario. Questo volevo un approfondimento da parte della dottoressa Tilli, così facciamo prima. Ecco, allora a me stava venendo in mente un episodio che è successo qualche tempo fa. Praticamente ho scoperto, proprio perché insomma ho qualche competenza nel digitale, che a scuola un gruppo di ragazze avevano iniziato ad accusarsi a vicenda, ad offendersi sui social. Che cosa è successo? Io che cosa ho fatto? Allora, innanzitutto qui c'è da riprendere un altro concetto che ovviamente porta avanti il professor Pira, che noi adesso ci siamo concentrati un po' più sulla sfera adulta e abbiamo fatto benissimo. Però parlando dei ragazzi, il professor Pira suggerisce di lavorare sull'educazione emotiva e ai sentimenti. Io che cosa ho fatto? Ho detto, ma perché queste cose ve le dite attraverso i social? E loro mi hanno risposto, prof, perché è molto più semplice nascondersi dietro, perché se vogliono riescono a nascondere anche l'account, che guardarsi in faccia. Bene, lì io ho capito che c'era assolutamente un analfabetismo emotivo. Questo ho raccontato solo un piccolissimo esempio di quello che può accadere, perché loro non avevano il coraggio di guardarsi in faccia. E vi posso, non le voglio citare, però c'erano delle accuse, perché poi qualcuno mi ha fatto entrare e mi ha fatto vedere. Ecco, lì poi si gioca la relazione educativa, perché la chiave di volta è sempre la relazione educativa che si crea tra un adulto qualsiasi, non deve essere solo un insegnante, tra l'adulto e il ragazzo. Loro sono riusciti a farmi entrare e farmi vedere tutto quello che si sono dette. Sono delle offese che io personalmente, anche nei miei momenti di ira più brutta, non sono mai riuscita a pensare di un'amica, di un amico, di mio marito. Io non riesco proprio a pensare quelle cattiverie. Bene, lì ho capito che bisognava intervenire e fare qualcosa di diverso. Ecco questo il metaverso. Cioè, i ragazzi tendono a buttare anche le loro emozioni, quello che pensano, quello che dicono, sull'online,
e non utilizzare la presenza. Per fortuna, quando io vedo che si creano, e adesso vi faccio un po' sorridere, delle coppie, io sono felicissima, e se non fosse per il Covid, maledetto, io sono una di quelle insegnanti, ma perché sono anche pedagogista, che permette assolutamente il contatto fisico anche a scuola, ovviamente, quello nei limiti, voglio dire, della decenza, il bacetto, la carezza, perché altrimenti questi ragazzi inizieranno anche ad esprimere la sessualità in un altro, nel famoso metaverso. Ovviamente adesso ho fatto, diciamo, una battuta per farvi capire quanto poi il digitale e tutta, insomma, le app, le piattaforme. Io per esempio Twitch lo conosco molto bene, lo seguo, e c'è da dire che recentemente è entrato anche il ministro delle politiche giovanili in Twitch per fare dei dibattiti. Lo seguo, però vi devo dire la verità. Io riesco a sapere anche molte cose perché ho un figlio preadolescente che, con il quale ho una comunicazione, credo, abbastanza, insomma, positiva, e lui riesce, sempre nei limiti della privacy, perché poi è tutto un discorso di distanziamento, di avvicinamento verso quelli che sono i contenuti che vuole dirmi, riesce a comunicare con me, riesce a dirmi quello che accade. Vedete, anche la piattaforma Twitch, di cui parlava prima il professor Pira, sì, è una piattaforma basata anche su contenuti piuttosto banali, ma si creano anche lì dentro delle piattaforme di discussione molto interessanti. Questo però quando accade? Succede se tu ti avvicini a queste piattaforme e inizi a seguirle, e inizi a seguire anche le banalità che loro riescono a dirsi. Io ho fatto un piccolo scherzetto a mio figlio, ho fatto mettere il mio account, per cui le mail che si scambiano arrivano sulla mia, una delle mie mail personali, perché poi se non sappiamo quello che accade realmente, cioè se i ragazzi non riescono a come dire, a sapere che dall'altra parte, io ho coordinato diversi sportelli di ascolto, non solo nelle scuole, anche in altre agenzie, ho diretto uno sportello di ascolto anche nel carcere. Il problema è sempre lo stesso, e anche questo riprendo il concetto che prima citava Francesco. Allora, le famose unità di ascolto nelle scuole quest'anno sono state anche finanziate dal regolamento sulla sicurezza dell'agosto scorso, ed è stato finanziato all'articolo 9. Ora non conosco i numeri perché è un'indagine che abbiamo avviato noi come ANPE da poco, ma vi posso dire che nelle scuole si sono aperti pochissimi sportelli di ascolto. Il problema di questi sportelli è che molti colleghi, sia pedagogisti che psicologi, pretendano che i ragazzi si rechino allo sportello così, d'amblè, senza creare una relazione. Questa è la cosa più sbagliata, perché il ragazzo non verrà mai a dirti che magari ha appena fatto un reato di revenge porn, perché è un reato, voi sapete che dai 14 anni, no, avvocato, sono comunque imputabili. Non lo verrà mai a dire ad un esperto qual è il suo problema, magari di oppressione da parte del fidanzato, se prima non si crea una relazione. Io non ho mai creduto al movimento dell'utente che va verso l'esperto. Io credo nella logica contraria dell'esperto, quindi in questo caso psicologo, pedagogista, che va verso l'utenza. E se con loro non si stabilisce questa relazione, che è fatta anche di momenti informali, è difficile che qualcuno si recherà allo sportello a dire che ha commesso questo, questa. E poi attenzione, i colleghi che lavorano negli sportelli non hanno la preparazione sugli argomenti di cui stiamo discutendo stasera. Nel senso che adottano le vecchie logiche diciamo, di intervento educativo, ma anche psicologico, senza conoscere il tema del digitale. Ecco perché io, anche come presidente ANPE Puglia e Basilicata, sto facendo tutto un percorso formativo che propongo ai miei colleghi, perché
come dicevamo all'inizio, il digitale ormai ci riguarda a 360 gradi e lavorare in questo settore, non approfondire queste tematiche. Io stesso, studiando il libro del professor Pira, ho scoperto tante altre cose che non conoscevo, diventano poi degli interventi assolutamente inefficaci per i nostri ragazzi. Ora mi mutano. No. Non mi mutano, vuole che parli. Ho fatto, ma è lento a... Okay. Okay. Mi ero taciuto perché stavo... che sono ancora costipato, va, per essere... Io direi che abbiamo fatto le 10:30, io veramente sapevo che avremmo toccato argomenti difficili, ma nel modo giusto, e direi che il modo migliore che abbiamo affrontato è proprio questo. Io vorrei concludere con un'affermazione, forse troppo spesso ci dimentichiamo. Mauro, scusami, ma arrivo. Posso fare una domanda? Arrivo. Chiudo io, ma non chiudi tu poi. No, non è questione di chiudere, voglio fare una domanda. Vuoi fare una domanda? Certo, allora va benissimo. Vai. Allora, io ho ascoltato tutti voi. Avete portato... Però non devi muoverti e devi avvicinarti al microfono. Le cause e gli effetti di questo atto. Io non dico che ci sono delle soluzioni, assolutamente non ci sono delle soluzioni. Credo che ci possono essere dei suggerimenti, delle proposte. Ecco, mi piacerebbe sentire quello che ha detto la dottoressa, qualcosa del credo che possa essere considerata soluzione. Apriamo un altro dibattito. I relatori, tutto, se a queste cause e effetti potete proporre qualche suggerimento, qualcosa che possa aiutare i genitori e adolescenti a superare questo modus che abbiamo in questo momento. Quindi chiederei sia alla Pira, non dico all'avvocato, che lui è soltanto legale e da quella sua parte è libero e basta, ma Maddaloni e manca la dottoressa Figli, avete qualche proposta, qualche consiglio, qualche suggerimento da dare? Ecco. Dovete contenerla perché siamo già ben oltre quello che abbiamo, proprio due minuti a testa, perché temo che ci vorrebbe 10 anni per rispondere a questa domanda. Io un primo suggerimento ce l'avrei per te, di comprarti un microfono che ci riusciamo a sentire. No, ma io bene. Mi compro un computer nuovo, non ti preoccupare. Dai, allora, Francesco, comincia tu. Ma proprio 2 minuti ciascuno, perché ho visto che anche Vincenzo voleva fare una domanda. Sì, sono velocissimo. Io credo che noi possiamo seriamente lavorare ad un percorso che ci metta tutti, cioè dove tutti ci possiamo mettere a disposizione. Anche il senso di questo evento di stasera è quello di radunare forze vive che sono capaci di fornire ai genitori delle chiavi di lettura che in questo momento non hanno, così come alcuni docenti, come giustamente diceva la professoressa Labriola, non hanno. Io credo che noi dobbiamo in questo momento soltanto mobilitarci e mettere a disposizione i nostri saperi, quello che abbiamo accertato con la ricerca, per anche il senso del mio libro è questo: certificare una situazione, fotografarla, a quel punto metterci a disposizione per lavorare seriamente per costruire un percorso nuovo. Allora, solitamente quando io faccio l'intervento dico anche quali sono, insomma, le risposte. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda i genitori, l'abbiamo detto già prima, organizzare degli interventi a sostegno della genitorialità in questo senso, anche utilizzando le piattaforme, visto che per Covid non possiamo, e non lo deve fare solo la scuola, devono anche attivarsi altre agenzie, perché la scuola è sempre sovraccaricata di molti compiti. Attivare queste benedettissime unità di ascolto nelle scuole, che facciano da ponte, e lì è la sensibilità anche rispetto
agli USR presenti nelle varie regioni, come anche ai singoli dirigenti scolastici. L'altro tema che diceva prima il professor Pira è legato anche all'educazione civica, che si fa, vi posso dire, in maniera molto distratta e come un'appendice della del programma che si deve realizzare, perché due sono diciamo i punti dove si lavora pochissimo: l'educazione finanziaria, che non c'entra nel dibattito di stasera perché si è visto che la popolazione ha un analfabetismo finanziario, io rientro in uno di questi, e perché poi si diventa vittime anche lì, cioè i ragazzi non sono competenti, magari saranno le future vittime di brokers e personaggi vari, e l'educazione digitale, che non è quella di saper utilizzare X o Y piattaforma, ma è quello che dicevamo prima. Il problema è che siamo presi da tanti altri obiettivi e si dimenticano quelli diciamo fondamentali, che sono stati prima citati dal professor Pira. Quindi abbiamo già delineato tre percorsi da realizzare. Cioè, quando noi abbiamo fatto la ricercazione, poi abbiamo lavorato con i genitori, abbiamo studiato quelli che dovevano essere gli stili educativi. Però vedete, io su questo, cioè, mi batto. Noi non risolviamo il problema genitoriale con un percorso, cioè è come diceva il dottor Maddaloni, lo stile educativo dipende dalla relazione di attaccamento che inizia da quando nasce il bambino fino ai 3 anni, stili di attaccamento che poi li vediamo tutti poi riservare anche nel digitale, perché un rapporto insicuro che si è sviluppato tra genitore e figlio molto probabilmente sfocerà in devianze digitali, ed è difficile che il ragazzo che non ha sviluppato, quindi sicuramente programmare degli interventi precoci di supporto alla genitorialità, ma adesso, visto che siamo in emergenza, comunque studiarne altri anche con le associazioni, tipo voglio dire la vostra e altre agenzie di socializzazione. Vuoi due parole, Simone, perché ci abbiamo altre due domande. Vai. Allora, aspetta che mettiamo Simone. Allora, proprio due parole velocissime, perché vedo che c'è qualcuno che invece vuole intervenire. Io esatto. Purtroppo. Esatto. Ha ragione la professoressa Labriola, ma qui occorre proprio riscrivere le regole di socializzazione. A me hanno insegnato, o ci hanno provato, ma loro ci hanno provato bene, non so se ho imparato io bene, l'educazione. Quando si sta in piedi davanti a una persona, mi comporto, mi esprimo in un certo modo. Poi è ovvio che se voglio insultare qualcuno ne sono capace, so che cosa vuol dire, so quali sono le conseguenze. E quindi scelgo se voglio insultare o se voglio essere, tra virgolette, educato, avere un comportamento civile. Bisogna rifarlo questo, però è una materia dove io rischierei di dire delle stupidaggini, perché non è la mia. Io, ahimè, mi occupo purtroppo del correggere più che del prevenire. Invece la professionalità, anche legale, deve poter intervenire nella fase di prevenzione al fianco di professionisti come quelli che ho avuto veramente il piacere di ascoltare. Va riscritta la socialità, ci vuole un altro tipo di educazione, non un'educazione migliore o peggiore di quella che abbiamo ricevuto noi. Io sono degli anni 70, sono nato negli anni 70, non è migliore o peggiore, è diversa, è un'altra, c'è un altro modo di rapportarsi. Io credo che la tecnologia e il digitale siano assolutamente un vantaggio per la società, sono a favore del digitale, lo utilizzo per lavorare. Deposito delle memorie alle 23:59, quando prima sarei stato costretto a correre in cancelleria all'1:05, quindi non nascondiamoci dietro un dito. Tutto questo è utile, è il futuro, è la costruzione. Il problema è che noi siamo un pochino più lenti di questo futuro. Dobbiamo, credo, rivedere le regole di educazione insieme alle famiglie. Le risposte però io non ce l'ho. Mi auguro che il professor Francesco Pira e i suoi colleghi le trovino, perché sono convinto che anche loro oggi non ce l'hanno. Ma sicuramente ci arriveremo. Ho concluso. E non ce le possono dare le leggi, come dicevamo prima. E io dico che bisognerebbe un po' più spesso ricordarsi che lo strumento, come si usa lo strumento, la responsabilità di chi lo usa, non sempre dello strumento. Invece tendenzialmente si pensa sempre di dare la responsabilità a qualcosa che sia...
e si crea quell'anonimato che poi viene utilizzato, viene l'illusione di poter essere veramente in presenza di un anonimato che è tutto fuorché anonimo, purtroppo. Quando parlavo prima dei codici, quello è fondamentale. Massimo, prima di dare la parola a Vincenzo, ti chiederei di dare la parola alla dottoressa Alessandra Maltoni, che vedo che aveva chiesto un intervento sulle baby gang e non solo, sui gruppi d'ascolto, penso che avesse risposto. Prego. Allora, buonasera a tutti. Io sono il presidente del Lions Club Milano Marittima 100 e sono stata invitata a questo dibattito dal presidente della SOSAN, che è anche nostro socio, che ringrazio, Salvatore Trigona. Ho ascoltato con molta attenzione quello che avete detto e quello che volevo dire a proposito delle baby gang, perché io vivo a Ravenna e in questi giorni qui, proprio due giorni fa, è stato picchiato a sangue un ragazzo di 21 anni, circa le 7, derubato, e un fatto molto grave, e purtroppo ne succedono di queste cose. Tra l'altro alcuni anni fa ero stata coinvolta in uno di questi episodi, perché un ragazzo è stato pestato da altri, mi trovavo solo io dall'altra parte della strada col cellulare e due signori di una yacht che sono usciti urlando. Io gli ho detto chiamate la polizia, perché io non avevo neanche il cellulare dietro. E è una cosa molto diffusa. Ravenna, tra l'altro, che è una città di provincia, una città non molto grande, non è Roma e Milano, di questi episodi ce ne sono diversi, e penso che dipenda anche dai genitori, perché mi ricordo che io durante quel brutto episodio, che sono rimasta anche scossa, l'unica cosa che dissi ad alta voce, dissi: ma i vostri genitori dove sono? E dissi dall'altra parte al signore: chiamate la polizia, che chiami i genitori di questi ragazzi, che tra l'altro erano tutti minorenni. Non voglio dar giudizi, perché penso che fare il genitore sia difficile, però penso che molti genitori, per motivi di lavoro loro, perché la famiglia, comunque viviamo in una società un po' liquida, no? Come diceva Bauman, in questo periodo sono un po' assenti, quindi i ragazzi non hanno molte regole. Io ho conosciuto un ragazzino tempo fa che mi diceva che lui vive a Ravenna, e fino alle 2 di notte girava per Ravenna con i suoi amici con un radiolone. Io ho detto: ma guarda che fai disturbo, non si gira con la radio alle 2 di notte per il centro di Ravenna. Ma dice non ci ha mica detto nessuno, niente nessuno. Ho detto: ah, sei andato bene, perché se qualcuno chiamava la polizia, li chiamavano per disturbo, insomma, notturno. E i genitori dove erano? C'è uno di 15 anni che sta fuori fino alle 2 di notte, i genitori dove sono? Cioè, non lo so. Quindi, vabbè, direi che quello che avete detto voi è valido, sono importanti, penso, le unità di ascolto nelle scuole, e che psicologi, sociologi ascoltino un po' questi ragazzi, e poi che si riescano ad organizzare magari delle sessioni come queste anche con i genitori, ecco, per insegnare come comunicare i figli, quando e come dare la libertà, come gestirla, e farli capire anche come devono usare, come avete detto voi, i social, come contenere la rabbia, come quel ragazzo, insomma, che si è per un minuto di stupidaggine si è rovinato la vita. Quindi riuscire a capire un po' quali sono le regole che bisogna rispettare in una società. Ma la cosa più grave è che non si può picchiare la gente per la strada e che non ci sia l'intervento degli adulti subito, ecco. Io vi ringrazio ancora per questo webinar e spero che possiate approfondire questi argomenti con i genitori e gli educatori, per vedere un attimo di migliorare questa nostra società, dove i giovani mi sembrano abbastanza allo sbando. Ecco. Grazie. Ti ringrazio, siamo noi che ringraziamo te dall'intervento. Vincenzo, ti rivedo. Stiamo per chiudere, quindi Enzo, dai la parola a Vincenzo, così al suo intervento poi vediamo di farti gli auguri. Vincenzo chi? Vincenzo Livia. Ah, conosci, no? Sì, sì, no. Perché c'era anche Celante che aveva... Ah no, io non l'ho visto. Ah, Francesco, ti ho visto, perché sei nell'angolino destro, questo è vero. Poi ti vado dall'altra parte. Adesso ho dato la parola a Vincenzo. Sì, allora, bella comunicazione, sicuramente importante, ma non vi sembra che tutto questo sia già passato? Nel senso, i genitori, io per primo,
ho dato la possibilità alle mie figlie di crescere con i cartoni animati di Walt Disney, che era la migliore cosa per farle stare ferme e tranquille. Oggi come oggi non lo rifarei, perché finalmente ho avuto un feedback negativo da parte delle mie ragazze che dice: mi hai scioccato tutta la vita facendomi vedere Dumbo e facendomi vedere Bambi. E per non parlare dei cartoni animati del bosco, là, quello del bosco, là, degli animali del bosco, dove morivano decine di piccoli ricci schiacciati dalle macchine, altre cose. E mia figlia dice: mi hai traumatizzato tutta la vita grazie ai cartoni animati. Allora, adesso non lo rifarei, ma a quel tempo io pensavo di fare una roba assolutamente normale. E come me, centinaia di migliaia di genitori che hanno lasciato come babysitter i cartoni animati della Walt Disney e altri tipi di cartoni animati. Allora, oggi è molto bello poter dire: torniamo a insegnare la genitorialità, ma ormai è tardi. Cosa dobbiamo fare? Cioè, avremmo dovuto insegnare la genitorialità 10 anni fa, 20 anni fa, quando già allora i genitori erano completamente non consapevoli di quello che stava succedendo. Ormai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere la stalla quando i buoi sono benché fuggiti. E quindi tutto questo mi sa di ridondante, mi sa di percorsi bellissimi. Poi voglio vedere quante persone, quanti genitori verranno a questi incontri sulla genitorialità. Dovremmo trovare genitori con bambini piccolissimi, perché logicamente gli altri non verranno. Cioè, ma sappiamo fare noi genitori, lo facciamo benissimo, non c'è bisogno che nessuno ci insegni. Altra cosa, dico la mia esperienza. Ti lascio rispondere a Francesco? Un'ultima cosa. Quanto è più diseducante tra Gomorra e Squid Game? Io penso non lo so, io direi che Squid Game lo puoi considerare proprio veramente una sciocchezza difficile. E quanto invece è più coinvolgente Gomorra? Quanti ragazzi vedono Gomorra e pensano di potersi immedesimare nei protagonisti di Gomorra? Ma è diverso il discorso, eh? E poi, sì, vabbè, ma è un gioco che sfrutta i ragazzi, l'altro è un film. La grande differenza tra un gioco e un film è proprio completa. Uno c'è dentro, l'altro c'è fuori. Sì, soltanto che io quando ero ragazzo mi immedesimavo nelle veramente tardissimo. Blu dei Nordisti, mi immedesimavo nel protagonista. No, però... Mi immedesimo nei protagonisti negativi di Gomorra, abbi pazienza, faccio una generazione di camorristi. Sì, da piccolini. Ma sono veramente le 11:10, questo è un altro argomento che se vuoi potremmo trattare. Ti faccio rispondere a Francesco, dai. Dai, Francesco. Francesco Pira, Sì, sì, certo, Francesco Pira. Sì, Francesco, ovviamente fra di noi. Ah no, perché c'è... Giusto, scusa Celante. Do la parola prima a Francesco Celante, dai. Perché ha scritto... Così dai una risposta unica. Sì. Vai. Attivali tutti e due, così parla... Devi chiedere tu l'audio, Francesco, ecco. Se vuoi entrare, ecco, perfetto. Beh, credo ci sia poco da aggiungere. Credo che siamo tutti consapevoli che il problema è difficilmente risolvibile, ma nello stesso tempo mi rifiuto di dichiarare tutto prima di combattere. Una delle funzioni della SOSAN è proprio questo, di intervenire dove c'è bisogno, e se qualcosa doveva emergere come bisogno mi sembra che sia chiaro. Credo che questo sia un bisogno sociale enorme per i risvolti immediati, ma più ancora per quelli futuri. Da questi genitori poco preparati che portano
in certo senso al disagio molto profondo questi bambini poco preparati, non potranno che venire fuori altri genitori ancora meno preparati e ancora più traumatizzati, il che vuol dire che dobbiamo intervenire. Più violenti, Francesco. Abbiamo una soluzione, però l'intervento mi sembra che sia... Perché la parola è violenza, quello è il problema. Indispensabile. Grazie. Bene, forse io provo ad essere veloce e concludere. Provo a rispondere a Enzo, Livia, nel senso che io non credo che qualunque tipo di intervento si faccia in questo momento, io non lo so quanti genitori vengono, però quando io faccio incontri con i genitori e ne ho fatti, guarda, devo dirti una cosa che funziona tantissimo, per esempio la Chiesa, che riesce a mettere insieme tantissimi genitori. Ho fatto incontri con 150-200 genitori e ti assicuro che eravamo arrivati ad un'ora tarda e loro continuavano a fare domande. Quindi io ho trovato grandissimo interesse da parte dei genitori. È tutto sprecato? È tutto perso? Non lo so. Però certamente chi fa l'educatore non deve dimenticarsi che fa l'educatore e questo è il suo ruolo e deve perseguire il suo fine fino a quello e devo dire, io ho messo nel mio libro la frase di Don Bosco che dice: attenzione, le nuove generazioni saranno di un certo tipo se noi adulti li educheremo in un certo modo, perché credo effettivamente in questa cosa. Poi è vero che non lo so quanto è più pericoloso tra Gomorra e Squid Game. Il tema qual è? Che i ragazzini, i bambini delle elementari, i ragazzini alle medie non possono vedere Squid Game perché vietate i minori, come non possono vedere come non possono vedere Gomorra. Esatto, quindi io non capisco se questi qua fanno come una non cosa, potrebbero se fanno una cosa che non possono fare, allora di che stiamo parlando? Cioè i genitori che ci stanno a fare, cominciamo, cioè, a usare parental control, scusa, se io dico, che esiste su tutte le parti, se io ti dico che tu la macchina la puoi guidare a 18 anni, è inutile che tu prendi la macchina e la dai a un ragazzino di 12 anni, perché poi le conseguenze sono disastrose. E la stessa cosa è questa. Ora, è chiaro che i genitori devono capire che possono vietare, possono bloccare, ci sono le tecnologie per bloccare i figli e non fargli vedere determinate cose, ma se glieli fanno vedere poi non possono dire che la colpa è del mondo che è cattivo. Questo, quindi io penso che ogni tentativo deve essere fatto e penso anche che il fatto che noi stasera ci sono, noi eravamo all'inizio 38 e siamo 35, significa che l'argomento esiste, che c'è, che è un'emergenza che tutti sentiamo e che dobbiamo mobilitarci per fare quello che è possibile. È vero, però se partiamo dal presupposto che è tutto inutile, io pure non ho mai mangiato, io una volta mi hanno portato a mangiare il cervo e ti assicuro che quando è arrivato in tavola il cervo ho pensato a Bambi, quindi non è che a me non mi hanno traumatizzato, mi hanno pure traumatizzato quei cartoni animati lì, però ti dico, è vero che quello che poi vedi nella tua infanzia, c'era una vecchia ricerca, no, dei criminologi americani di Chicago che dicevano che i ragazzini che vedevano in TV i film di violenza poi erano potenzialmente, è dimostrabile, potenzialmente diventavano delinquenti. Ecco, io credo che è molto vero che quello che vedi poi in qualche modo lo assimili, però non possiamo dire facciamo finta che ormai è successo e ce ne freghiamo, perché sennò sarebbe un fallimento della società. È una società che secondo me si chiama civile, non si può permettere questo tipo di cose. Quindi io... Però Francesco, io volevo ancora una battuta su spiegare bene, perché evidentemente che non... i giochi di ruolo, che sono sempre di più negli adolescenti, non hanno niente a che fare con un film. Esatto. Anche perché, diciamocelo, un ragazzino ha 5, 6, 10 account. Di cui 4-5 falsi. Se ne fa un altro. Di cui 4-5 falsi. Cioè, noi abbiamo una ricerca. Pensare a quelli che usano degli amici. Noi abbiamo una ricerca, Vincenzo, che ha fatto una collega. Non hai idea di cosa stiamo parlando. Ha fatto una collega delle elementari. I ragazzini si creano gli account falsi per andare, c'è, cioè una collega psicologa l'ha fatta alle elementari, che è proprio triestina, è della tua città, e hanno dimostrato che sti ragazzini delle elementari si creano gli account falsi per andare su YouPorn. Cioè, pensi che su questa cosa non dobbiamo intervenire, non ci dobbiamo provare? Io penso di sì, poi magari non ci riusciremo. Ragazzi, ma si spaccia la droga attraverso i giochi, le chat dei giochi. Infatti. Va bene, troppo lunga. Diventa, così facciamo un'altra serata, ma ragazzi, fare genitore è sempre stato difficile.
ma in questo momento, con tutte le problematiche che ci sono, sociali, lavoro e quant'altro, ma io vedo mia nipotina di 3 anni, va davanti a un televisore e mette il dito sopra per spostarlo. Ma già, questo lo fa già da un anno, da almeno un anno. Che, è una cosa che ormai il loro linguaggio, la loro comunicazione è quella, devi trasferirti dentro di loro per poter... quando tu... magari forse hanno ancora i tempi di andare a aprire il diario della figlia quando è fuori di casa, quindi gli stavo dicendo, a origliare sul diario, che è sbagliato allora, è sbagliato ancora adesso. Io però, arrivato a questo punto, capisco che l'argomento è stato vivo, ci possiamo rivedere, studieremo un altro modo per poter convocare, coinvolgere altre volte le persone. Io vi ringrazio, ringrazio soprattutto i partecipanti, ma soprattutto quelli che mi hanno condiviso il percorso di questa sera, ma soprattutto quelli che hanno avuto la bontà di arrivare fino a quasi alle 11 a sentire le stupidaggini che abbiamo detto. E passo la parola al Presidente per i doverosi auguri di Buon Natale, anche se per me è un Natale fuori casa. Forse. Io credo che questa trasmissione... Devi sempre andare avanti sul microfono. Mangiati il microfono. Potrebbe, sì, ma adesso sistemiamo anche questo. Potrebbe durare praticamente ore e ore. Ma quello che ho potuto capire, qui si parlavano di già bambini piccoli che riescono a fare le app e tutto. Io ho una nipotina di 9 anni. I miei, vabbè, probabilmente quello che dovrebbe andare a fare di più sono i genitori, più che i figli. Mia nipote non, il cellulare non lo vede ancora. Comunque questo probabilmente sono casi... Hai allevato un mostro. No, non è un mostro, è bravissima. Sta parlando un mostro. Lei, no, è bravo. Comunque, al di là di tutto, io credo che tutto questo, la soluzione, io volevo delle soluzioni, probabilmente più che incidere sugli adolescenti, sui giovani, forse sarebbe meglio educare un po' meglio. Comunque, al di là di tutto questo, io credo che questo sia stato un bel successo. Io spero che ripeteremo nel tempo anche questo, ma anche altre soluzioni. Io sono felice di vedere tanti consiglieri, tanti soci Soson, tanti amici che non sono Soson ma sono amici. Infatti questa webinar è stata per gli amici dell'associazione. Vi faccio gli auguri di Buon Natale e buone feste. Il prossimo anno io credo che sarà un bell'anno. Il 2021 ce lo tiriamo dietro le spalle perché è stato veramente per tanti versi disastroso. Speriamo meglio nel prossimo anno. Speriamo sempre che Simone ci dia delle belle notizie nel prossimo futuro. E grazie. E credo che se il Consiglio mi dà una mano, potremmo organizzare uno di questi, magari cambiando argomento, nel prossimo febbraio-marzo. Grazie a tutti e auguri ancora. Buon Natale a tutti. Ciao Francesco!